Questa giovane paziente, come vedete nelle foto preoperatorie, presenta un naso eccessivamente prominente. Vista nel profilo, la piramide nasale è più in fuori rispetto al piano di riferimento frontemento, e anche la punta ha una proiezione eccessiva rispetto alla lunghezza del naso. Lo scopo dell'intervento è stato quello di ridurre la proiezione della piramide nasale, cioè di quanto la piramide nasale sporge nel profilo, correggere il gibbo e definire meglio l'angolo naso-frontale. Nello stesso intervento è stata corretta anche l'ostruzione respiratoria nasale data da una deformità del setto nasale, dall'ipertrofia dei turbinati e da un certo grado di ostruzione valvolare dato dalla parte caudale eccedente delle cartilagini triangolari. L'intervento è stato effettuato con la tecnica chiusa, in anestesia locale con sedazione e senza l'utilizzo dei tamponi. Nelle foto post-operatorie possiamo vedere il risultato a 3 mesi, quando la piramide nasale, soprattutto nella parte della punta, presenta ancora un certo grado di edema, ma il risultato è estetico e già visibile.